Ciao a tutti cari amici e benvenuti in questo ultimo video delle Wikimedia di Ferdi, o almeno di questa serie. Oggi vi parlerò di Wikimedia Commons. Avete mai sentito parlare di questo progetto? Si tratta di uno dei più grandi archivi multimediali esistenti, con oltre 60 milioni di file. Esso raccoglie solamente file rilasciati con licenza libera o nel pubblico dominio, esattamente come tutti gli altri progetti Wikimedia, e ne funge da archivio fotografico. Infatti, la maggior parte dei file presenti su tutti i progetti Wikimedia, Wikipedia in primis, fanno parte di Wikimedia Commons. Si possono trovare ovviamente anche foto e video, ma anche documenti o i libri che vengono trascritti su Wikisource, l'archivio di libri e opere di cui vi ho parlato nel primo video. Anche voi potete arricchire questo grande archivio e magari includere una fotografia che avete scattato voi stessi, rilasciarla quindi a vantaggio dell'intera umanità, includendola su Wikimedia Commons. Dalla barra laterale di Wikipedia è possibile subito accedere al progetto, infatti vediamo carica su Commons e seguire poi la procedura per caricare un'immagine. Ma possiamo però anche accedere direttamente su Wikimedia Commons e magari provare a sfruttare il motore di ricerca per trovare un file rilasciato su licenza libera e che quindi possiamo riutilizzare, o dei materiali che ci interessano direttamente da commons.wikimedia.org. Commons è anche il serbatoio di immagini che raccoglie le foto caricate per Wikilabs Monuments. Cos'è Wikilabs Monuments? È semplicemente il più grande concorso fotografico del mondo. Dedicato ai beni culturali, viene organizzato ogni anno dall'1 al 30 settembre ed è un'ottima occasione per condividere con tutto il mondo le bellezze del proprio territorio, arricchendo Wikimedia Commons e contribuendo quindi alla diffusione della cultura e del sapere libero, aperto a tutti, e magari vincere anche qualche premio. Come funziona? Molto semplice. Si va sul sito del concorso. E si seguono le istruzioni per caricare su Commons tramite un'apposita interfaccia ad hoc le proprie fotografie. Ma attenzione! Le immagini che possono partecipare al concorso sono solamente quelle dei monumenti per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione dal titolare. Questo perché in Italia non c'è libertà di panorama per i beni culturali. Cos'è la libertà di panorama? La libertà di fotografare liberamente ciò che ci circonda, che non è prevista nel nostro paese se non per alcune fattispecie particolari, non compatibili con la mission di Wikimedia e dei progetti Wikimedia di diffondere il sapere a tutti senza distinzioni di utilizzo. Le foto però non devono essere per forza scattate durante il periodo del concorso. Potrete quindi conservare magari i vostri scatti migliori e caricarli dal 1 al 30 settembre. Bello, eh? E sono anche presenti delle edizioni regionali e locali del concorso, che viene organizzato in più di 50 paesi e ha visto caricate migliaia di fotografie. In Italia 25.889, con 925 partecipanti, ma in tutto il mondo molti di più, ed è anche entrato nel Guinness dei privati. Ricorda che devono essere tue, oppure, se vuoi genericamente caricare delle fotografie su Wikimedia Commons per arricchire il grande archivio fotografico, devono essere state rilasciate da qualcun altro con licenza libera. È molto importante essere precisi su Wikimedia Commons, non si può barare. Per oggi è tutto. Un abbraccio virtuale, sempre, mi raccomando, dal vostro Ferdi. Questo video vi arriva grazie a Wikimedia Italia, associazione che dal 2005 si occupa di promuovere e diffondere la cultura libera. In particolare, come capitolo ufficiale di Wikimedia Foundation, si occupa della diffusione di Wikimedia Commons, di Wikipedia e degli altri progetti. Infatti, non esiste solamente Wikipedia, esistono anche numerosi progetti fratelli, come Wikiquote, che si occupa di citazioni, ovviamente verificabili con fonti attendibili, ne abbiamo già parlato negli scorsi video,
E un ottimo modo per divertirsi e aiutare la cultura libera può essere andare ad inserire qualche citazione in libri, film, personaggi famosi con le opportune fonti.